Ciao e benvenuti in questa pratica. Iniziamo subito in testa al tappetino con le mani in Anjali Mudra davanti al nostro cuore. Radichiamoci bene e ad ogni inspiro sentiamo il contatto forte e profondo della nostra pianta dei piedi con il terreno. Espirando cerchiamo di ammorbidire la zona delle spalle, del collo. E percepiamo questo flusso di aria che entra dalla cima della nostra testa ad ogni inspiro e con l'espiro si propaga verso il basso. Immaginiamo un flusso di acqua, come se fossimo sotto una cascata, e lasciamola scorrere dalla cima della testa lungo tutto il nostro corpo, all'esterno e all'interno. E guidiamola con il nostro respiro in ogni direzione. Sentiamola scorrere lungo tutto il nostro corpo e lasciamo che i nostri pensieri, le nostre ansie vengano lavati via. Apriamo le braccia e solleviamole verso il cielo. Ed espirando riportiamole davanti al nostro cuore. Ancora una volta un inspiro profondo, allunghiamo bene la colonna verso l'alto. Ed espirando lasciamole andare giù pesantemente. Di nuovo inspiro, cresco, mi allungo più che posso. E espiro giù, morbide e pesanti, verso il basso allo stesso tempo. Inspiro su di nuovo. E con un movimento liberatorio lascio di nuovo andare le spalle verso il basso. Da qui inspiro, mani giunte, mi sollevo verso l'alto, stiro la schiena, creo spazio fra le mie vertebre ed espirando ripeto il movimento piegando anche le ginocchia. E da qui inspirando piano piano snocciolo la mia colonna vertebrale verso l'alto, distendo anche le ginocchia, mi sollevo sulla punta dei piedi, mi allungo più che posso verso il cielo ed espirando di nuovo piego le ginocchia e scendo verso il basso. Inspiro di nuovo, ancora salgo e mi allungo, estendo sulla punta dei piedi, mi sollevo come se qualcuno mi tirasse verso il cielo ed espirando di nuovo posso anche lasciar scorrere l'aria fuori dalla bocca. Inspiro di nuovo, un respiro profondo, mi allungo, cresco ed espiro giù, lascio andare. E da qui lentamente srotolo la colonna verso l'alto, sollevo per ultima la testa. Ancora un inspiro profondo, porto le braccia verso l'alto, apro i palmi all'esterno, indietro, avvicino le scapole fra di loro, di nuovo inspiro su con le braccia, i palmi si guardano, e espiro, ruoto i palmi indietro, vado a muovere le spalle, a sciogliere ogni tensione che percepisco ancora in questa zona. Lascio andare i pesi delle responsabilità, dei pensieri, dei giudizi. Ripeto in senso antiorario, quindi su con le braccia e di nuovo le apro con i palmi indietro e di nuovo avvicino le scapole fra loro, apro le braccia come se disegnassi un sole che sta sorgendo ed espirando di nuovo palmi rivolti indietro, abbasso le braccia. Ancora uno, forte, sento l'energia scorrere fra le mie mani, come se stessi disegnando dei cerchi. Sciolgo ancora le spalle, avanti, indietro, ammorbidisco questa zona dove andiamo a somatizzare tutte le nostre tensioni, paure, frustrazioni. Da qui inspiro, sollevo le braccia al cielo ed espirando mi apro verso destra. Le braccia restano parallele al pavimento. Inspiro di nuovo, torno al centro. Ed espiro, questa volta ruoto a sinistra. Cerco di rimanere ben piantata a terra con i piedi, attivo le gambe e i glutei e cerco di muovere soltanto la parte superiore del mio corpo. Di nuovo, ancora una volta a destra, da qui chiudo le mani verso il basso, le riporto in alto all'inspiro successivo e espiro, un movimento fluido verso sinistra. Di nuovo vado a creare questi cerchi, muovo io l'energia.
La percepisco ogni volta che avvicino i palmi a contatto. Con il collo seguo il movimento. Inspiro di nuovo, cresco con la mia colonna verso l'alto, l'allungo, le do spazio, le permetto di respirare. E di nuovo un twist profondo, sento il massaggio nella zona addominale. Inspiro, allungo bene ed espiro, piego le ginocchia, piego i gomiti e giù mi abbandono in Uttanasana. Mantengo, se necessario, ovviamente le ginocchia piegate, muovo un pochino il busto a destra e a sinistra, lascio colare verso il basso ogni pensiero, ogni preoccupazione. Da qui lentamente sollevo un pochettino la schiena, resto giù morbida con il collo, la mano destra afferra il gomito sinistro e viceversa, e la mia testa è una zavorra che mi lascia sprofondare verso il basso. Ondeggio a destra e a sinistra e all'inspiro successivo mi sollevo sempre un pochettino di più con il gomito opposto, quindi vado verso destra e sollevo il gomito sinistro, vado verso sinistra e sollevo il gomito destro. È il mio respiro che guida il movimento. Cerco di muovere tutte le energie stagnanti nel mio corpo, dalla base della mia colonna. Lascio che energia fresca e pulita scorra lungo tutto il mio corpo. E da qui al prossimo inspiro mi sollevo verso l'alto con la schiena ed espirando scendo dal lato opposto. Ogni volta che ispiro le ginocchia si flettono un pochettino e con l'inspiro di nuovo sollevo tutto e attivo la muscolatura delle gambe, dei piedi, dei glutei. Lentamente al ritmo del respiro disegno questi cerchi in senso orario e antiorario, immaginando di essere un sole che sorge e che illumina l'orizzonte. Mi muovo liberamente, cerco di ascoltare il mio corpo, sento il movimento alla base della mia colonna e da qui espiro, mi abbandono giù con le braccia. Al prossimo inspiro vedo se riesco a stendere un pochino di più le gambe, porto le mani alle tibie, distendo la schiena in avanti, spingo forte indietro le spalle, cerco allungamento, spazio e distensione, espirando piego le ginocchia, la pancia a contatto con le mie cosce, morbida giù con la testa di nuovo. Lentamente con l'ispiro mi sollevo, vertebra dopo vertebra, e infine di nuovo un abbraccio al cielo, palmi sopra la testa ed espiro giù, mi tuffo di nuovo in Uttanasana. Provo a stendere un pochino di più le ginocchia se riesco, le piego nuovamente e vado ad afferrare con le mani i gomiti opposti dietro le mie ginocchia, come se mi stessi abbracciando. Da qui provo a stendere leggermente le ginocchia, ma mi fermo quando mi accorgo che il mio bacino, la mia pancia, va a distaccarsi dalle cosce, quindi piuttosto le mantengo flesse, ma cerco il contatto della mia pancia con le mie gambe. Provo a spostare un pochettino il peso del corpo in avanti e da qui di nuovo sciolgo la posizione, Ardha Uttanasana, spingo indietro le spalle ed espiro giù di nuovo le mani a terra. Al prossimo inspiro porto la gamba destra dietro la sinistra, ovviamente la gamba sinistra rimarrà con il ginocchio flesso e cerco di portare il piede destro all'esterno del sinistro. Da qui appoggio la mano sinistra a terra oppure a un supporto e sollevo all'inspiro successivo il braccio destro verso l'alto. Percepisco questa torsione, se voglio intensificarla un po' posso portare il braccio dietro la schiena andando a cercare l'inguine sinistro e da qui espirando riporto la mano destra a terra e inverto la posizione lentamente, mi muovo molto lenta al ritmo del respiro, mi sistemo e di qui replico la mia torsione questa volta verso sinistra. Un twist che parte dal mio bacino, dal mio cervello emotivo, dalle mie viscere. Vado a purificare anche qui le sensazioni, i pensieri,
tutte le emozioni e i blocchi che andiamo a somatizzare attraverso la nostra pancia, il nostro stomaco, che va a digerire ogni volta le esperienze positive o negative che viviamo, che va a scannerizzare tutte le nostre emozioni più intense, le emozioni di pancia. E da qui espiro, torno con le mani a terra, riporto le gambe parallele fra di loro, un inspiro, faccio come per sedermi indietro e sollevo le braccia. Dovrei cercare di vedere i miei alluci. Inspiro su, mi distendo verso l'alto, unisco i palmi ed espiro, riporto di nuovo in preghiera al centro del petto. Da qui divarico leggermente le gambe fra di loro, avendo cura di lasciare i piedi paralleli. Un inspiro su forte, mi sollevo verso l'alto, cerco di flettere un pochettino la schiena indietro ed espiro giù, mi tuffo di nuovo in Uttanasana. Morbido il collo, pesante la testa verso il basso. E da qui al prossimo inspiro porto con dei passi lunghi indietro le gambe verso il fondo del tappeto e mi porto in panca, attivo l'addome e scendo prima con le ginocchia, poi con il mio petto e infine in appoggio sul mento. Da qui scivolo in avanti con il busto, distendo il dorso dei piedi a terra e sollevo il mio torace, il mio viso. Mantengo i gomiti ovviamente flessi, cerco l'apertura del respiro e del cuore. Espiro, riporto la fronte a terra, punto i piedi e sposto il peso del corpo indietro per il mio primo Adho Mukha. Ginocchia flesse se necessario, cerco di distendere la schiena quanto più possibile e di cercare di affondare con il torace, con il cuore verso il pavimento. Posso iniziare a stendere anche una gamba dopo l'altra, camminare sul posto. Lascio che tutto il sangue, tutto l'ossigeno scendano giù nella mia testa in modo da ripulire i pensieri, migliorare la mia concentrazione, energizzare la mente. Da qui provo a chiudere un pochettino le punte dei piedi, quindi i talloni che spingono leggermente verso l'esterno e di nuovo cerco di avvicinare il torace al pavimento. Molto lentamente cammino verso la cima del mio tappeto, poggiando prima i talloni e poi tutto il resto del piede. Nell'inspiro successivo mi sollevo di nuovo e espiro mani al cuore. E da qui di nuovo abbraccio il cielo, distendo le mani sopra la testa ed espiro giù, mi chiudo in Uttanasana, ginocchia flesse. Un passo lungo indietro con la gamba destra, mi sistemo con la gamba sinistra in modo che il ginocchio non superi la caviglia. Rimango in affondo, appoggiata sulla punta del piede destro, con il tallone che spinge indietro. Le mani appoggiate a terra o a dei supporti. E da qui percepisco l'allungamento del mio psoas, inspiro, sollevo le braccia sopra la testa, forte con i piedi che spingono nelle due direzioni opposte. E nell'espiro successivo ruoto a destra. E da qui riporto le mani in avanti, mi allungo e di nuovo le sollevo sopra la testa, nell'espiro le apro. E nell'inspiro successivo mi distendo in avanti e mi riporto in panca, forte l'addome, da qui se riesco scendo direttamente in Chaturanga e mi porto in Urdhva Mukha. Apro il torace, il cuore, la gola e il respiro, posizione di accettazione e di apertura. Espiro di nuovo Adho Mukha, scendo giù con il cuore verso la madre terra, la mente libera dai pensieri. Nell'inspiro successivo porto la gamba destra questa volta fra le mani e mi porto in un affondo e sollevo le braccia sopra la testa come prima con le mani unite o i palmi che si guardano e espiro torsione verso sinistra. Queste torsioni, oltre a ripulirci energeticamente, ci mettono anche davanti a tutti i cambi di direzioni della vita. Di nuovo inspiro su con le braccia, espiro apro a candelabro e riporto le mani a terra. Panca. Se riesco Chaturanga, altrimenti appoggio sempre prima le ginocchia e Urdhva Mukha, sollevo anche le cosce da terra. Espiro Adho Mukha.
e da qui di nuovo come prima cammino verso la cima del mio tappeto. Distendo bene la schiena nel mio Ardha Uttanasana e giù mi abbandono, ginocchia flesse. Da qui incrocio le mani dietro la schiena, afferro i gomiti opposti come prima, cerco di aprire bene le spalle, la zona alta della schiena e inspirando lentamente mi sollevo, spingendo i gomiti verso il basso e fletto leggermente la schiena indietro, morbida la testa che guarda il cielo, apro il respiro. E da qui di nuovo porto le braccia sopra la testa, unisco i palmi e giù mi tuffo di nuovo in Uttanasana, come se ogni volta mi tuffassi negli abissi del mare. Passo lungo indietro con la gamba sinistra, appoggio il ginocchio a terra, di nuovo il ginocchio destro non va ad oltrepassare la caviglia, quindi trovo io l'ampiezza di quest'asana come meglio la percepisco, inspiro, braccia sopra la testa, fletto leggermente indietro la schiena, espiro, apro bene cuore e respiro cercando di spingere forte con il petto verso l'alto. E da qui espiro, mani a terra, mi riporto in Adho Mukha. Cerco di distendere questa volta le gambe spingendo i talloni a terra, inspiro successivo, piede sinistro fra le mani, giù a terra con il ginocchio destro. Inspiro su, cresco verso l'alto ed espirando apro bene il cuore, respiro, gola. Inspiro su con le mani ed espiro di nuovo, appoggio le mani a terra e Adho Mukha. Percepisco come questo Adho Mukha sia cambiato rispetto al prima, quanto più spazio e morbidezza avverto nel mio corpo. Vado ad afferrare con la mia mano sinistra la tibia, la caviglia destra, dipende da dove riesco ad arrivare, e cerco il mio angolino di cielo, di orizzonte, passando con la testa sotto l'ascella destra. E da qui lentamente cambio, quindi questa volta è la mia mano destra che va ad afferrare il polpaccio, la tibia o la caviglia sinistra, e di nuovo cerco il mio angolino di cielo con la testa che scivola sotto l'ascella opposta. Ed inspiro, ritorno in posizione neutra, distendo bene la schiena, mi sollevo sulle punte, su forte il coccige spinge verso l'alto ed espiro, talloni a terra. Da qui lentamente porto di nuovo il piede sinistro fra le mani, a terra con il ginocchio destro. Un inspiro forte, braccia verso il cielo, espiro, ruoto a destra. Se riesco vado ad afferrare con la mano la caviglia dietro di me e distendo il braccio sinistro sopra la testa. Se non arrivo alla caviglia cercherò comunque di andare in quella direzione con la mano. Riporto entrambe le mani a terra, distendo bene la schiena. Anche qui posso aiutarmi con dei supporti. Questa volta su con la mano sinistra. E se riesco vado a cercare il piede posteriore con la mano destra mi sostiene, un'altra torsione profonda, un'altra possibilità che la vita mi offre, un cambio di direzione, riporto il piede a terra e così anche le mani, torno indietro nel mio Adho Mukha, cerco l'ombelico con lo sguardo e questa volta piede destro fra le mani e giù con il ginocchio sinistro. Inspiro, cerco il cielo con lo sguardo ed espiro, torsione a sinistra. Se riesco, afferro ginocchio, polpaccio, caviglia fin dove arrivo. Braccio destro che si allunga, distendo tutto il fianco. Percepisco l'allungamento e il movimento di ogni singola cellula del corpo. E da qui la mano sinistra rimane in appoggio e questa volta sollevo entrambe le mani di nuovo al cielo e con la mano destra, se riesco, cerco il mio piede o la mia caviglia sinistra. Non vado a forzare, cerco sempre di ascoltare quello che il mio corpo sta chiedendo. Se questo è troppo intenso, rimango semplicemente nel mio affondo.
Cerco di aprire ogni volta il cuore e il torace, la torsione è solamente nel mio ventre, nella mia pancia, le spalle sono aperte. Inspiro su ed espiro, mi riporto in Adho Mukha, morbido il collo, morbida la testa. Da qui poggio entrambe le ginocchia a terra, mi siedo sui talloni, distendo bene la schiena. Vado nella mia child pose, nel bambino. Sento l'energia che ho mosso nella mia pancia, sento il ventre che si distende contro le cosce, percepisco l'intensità e la forza del mio respiro. Da qui lentamente mi sollevo di nuovo e mi porto seduta bene. E infine distendo la schiena a terra, così come la gamba sinistra. Avvicino il ginocchio destro al torace, al petto, fin dove posso. Mi aiuto con le mani. Piede sinistro rimane attivo. E da qui vado a disegnare dei piccoli cerchi che si allargano sempre di più con il mio ginocchio destro. Cerco di rimanere bene a terra con il gluteo sinistro e le spalle. Braccio sinistro si apre all'esterno e con la mano destra cerco di aprire il ginocchio verso l'esterno. Cerco di far respirare anche il mio bacino. E da qui riporto il ginocchio al centro. La mano sinistra lo afferra, il braccio destro si apre verso l'esterno e lascio cadere il ginocchio verso sinistra. Sguardo dalla parte opposta, spalle ben aderenti al tappeto, non importa fin dove riesco a scendere con il ginocchio. Lentamente torno al centro, lo riporto al petto e lascio andare la gamba a terra. Cambio questa volta il ginocchio sinistro che si avvicina al mio cuore, disegno i miei cerchi concentrici man mano come prima, muovo l'articolazione delle anche, del bacino, cerco spazio, lascio andare traumi, blocchi, giudizi, paure che tengo sepolte sotto strati e strati di abitudini in questa zona. Apro il ginocchio, questa volta verso sinistra. E di nuovo lo vado ad afferrare con la mano opposta, sguardo a sinistra e giù che il ginocchio cade verso destra. Sento il movimento alla base della mia schiena, lo spazio che sto creando nella mia zona lombare, i muscoli che si distendono, così come i glutei. Ritorno al centro, mi abbraccio entrambe le ginocchia al petto e dondolo un attimo a destra e a sinistra con la schiena, vado a massaggiare la mia colonna, la parte bassa della schiena e da qui mi porto di nuovo distesa, bene, con le spalle a terra, porto le mani sotto i glutei o nella zona lombare, avvicino fin dove posso le ginocchia alla testa e inspirando lentamente cerco di sollevare le gambe con i piedi a ballerina verso il cielo. Se questo è troppo difficoltoso posso aiutarmi appoggiando le gambe a un muro. Ferma con la testa, fissa al centro. Posso giocare con i piedi, stenderli, fletterli. Cerco di aiutare la mia circolazione, il mio sistema linfatico. Vado a purificare le energie stagnanti anche alle mie estremità. Avverto la sensazione di leggerezza nei piedi e nelle gambe. Lentamente riporto le ginocchia alla fronte, apro un pochettino le gambe e se riesco porto i piedi dietro di me, nella posizione dell'aratro. Se non riesco ad appoggiare i piedi a terra, posso posizionare una sedia dietro di me o avvicinarmi a una parete e bloccarli in quell'appoggio. Se voglio, distendo anche le mani verso il tappeto, sempre ferma con la testa. Vado ad allungare, a strecciare anche la parte del collo e della schiena. Lentamente riporto le ginocchia alla fronte, aiutandomi con le mani, sciolgo la posizione.
Da qui rimango con la schiena e le spalle ben piantate al mio tappeto e vado a sollevare le gambe verso l'alto a 90 gradi rispetto al pavimento. Per rendere più comoda questa posizione, vi consiglio di poggiarvi a un muro in modo da non avvertire tensione e andare ad assorbire tutti i benefici di quest'asana. Apro le braccia ai lati, palmi rivolti verso l'alto, respiri profondi. Percepisco questa inversione di polarità. Anche questa è un'inversione, non è necessario andare per forza in verticale o in Shirshasana. Stiamo comunque invertendo le polarità energetiche del corpo. Stiamo andando a ricaricare, a ripulire il nostro sistema linfatico, la nostra circolazione, andiamo ad alleggerire le nostre radici, questa sensazione di leggerezza che si riflette anche nella nostra mente più libera, più calma. Da qui lentissimamente sciolgo la posizione, potrebbe girare un pochettino la testa, facciamo dei respiri profondi e calmi. Ci portiamo seduti aiutandoci con le mani, sediamoci bene sugli ischi, quindi spostiamo eventualmente un po' i glutei verso l'esterno, gambe tese davanti a noi, piedi attivi, inspiro, mi allungo verso l'alto ed espiro, cerco l'allungamento della mia colonna in avanti. Guardo l'orizzonte ben oltre i miei piedi, cerco di avvicinare come prima la pancia alle mie cosce, quindi cerco la stessa chiusura. Solo quando ho raggiunto la mia massima distensione della colonna, ammorbidisco anche il collo e cerco le ginocchia con la testa. Se ancora non arrivo, posso poggiare delle coperte o dei cuscini fra la mia testa e le mie gambe in modo da appoggiare la zona cervicale senza eccessive tensioni. Mi abbandono, resto in questa posizione di chiusura, di accettazione, di introspezione profonda, che ci permette veramente, ci dà l'opportunità di ascoltare noi stessi, di portarci faccia a faccia con i nostri desideri e le nostre emozioni più profonde. Lentissimamente srotolo la colonna, scorro con le mani lungo le gambe e piano piano mi distendo per il mio rilassamento finale in Shavasana, palmi come sempre rivolti verso l'alto. Respiri profondi e cerco di ascoltare il mio corpo, gli effetti di questa pratica sulla mia mente, sul mio corpo fisico, sul mio corpo energetico più sottile. E resto in ascolto tutto il tempo che ritengo necessario. Ci vediamo al prossimo video. Namaste.